a tutti ragazzi e bentornati su Prodigy. E benvenuti nuovamente, finalmente, in un ritorno all'hardware. Video speciale oggi, eh? È un video speciale perché, uno, riprendiamo in mano un prodotto che non riprendevamo in mano da... anni. Anni, senza esagerare. Due, non lo so, qual è il secondo motivo? Due, vediamo quello che è un pezzo di hardware e come si comporta ormai 6 anni dopo dalla sua uscita, ma forse anche di più. Anche di, sei. Più, anche forse di più. Forse 6 o 7. Noi lo abbiamo preso 6 anni fa, ma in realtà esisteva già da un anno. Noi l'abbiamo preso 7 anni fa, perché l'ho preso io nel 2012. E allora diciamo proprio di più. Quindi secondo me è almeno 7-8 anni. Il video sarà titolato una scheda video di 10 anni fa. Clickbait! Stiamo parlando della mitica, inenarrabile, insuperabile MSI GTX 670 Power Edition OC. Bellissima. Già di base vedete le differenze che ci sono tra le schede di adesso e le schede di un tempo. Manca il backplate. Questa però ha una particolarità: quando si avvia, l'evento leggera al contrario e fa l'effetto aspirapolvere. Era una delle prime che faceva questa cosa qua per mandare via la polvere. A proposito, ne ha ancora un po' attaccata. In generale, questa era veramente una signora scheda. Infatti la intro non era casuale, perché era veramente un sogno bagnato di tanti ragazzi come noi a suo tempo. Sì, a 20 anni era la scheda che volevamo. Ai tempi in cui la 70 era ancora la scheda del desiderio e non l'80 Ti. Non esisteva neanche l'80 Ti. Però era la generazione in cui esisteva la Dual GPU, perché la 690 era una Dual GPU. Scheda da recuperare e da rifare un video del genere. Porca sulle 690. Vacca. Schedone. Porca. Comunque ragazzi, in questo video volevamo farvi vedere come si comporta questa scheda, appunto ormai da 8 anni dalla sua uscita, e vedere quanto è limitata per i giochi attuali. Per provare questa scheda l'abbiamo messa ovviamente su un banchetto che non è di 7 anni fa, ma è abbastanza aggiornato, ovvero quello che abbiamo con l'i7-9700K e 16 GB di RAM così a piacere. Abbiamo provato ovviamente con un po' di titoli nuovi e più o meno nuovi, perché abbiamo testato anche qualcosa di qualche anno fa. Partiamo appunto con qualcosa di qualche anno fa, con The Witcher 3, che è un gioco che ormai, nonostante sia, probabilmente sarà uno dei più belli della gen, c'ha comunque i suoi 4 anni ormai. Eh già. Effettivamente è, avendo 4 anni... E mezzo. Esatto. È uno di quelli che al momento vanno meglio, girano meglio con questa scheda. E voi direte, grazie al... cazzo! Non so perché lo stavo censurando. Con questo gioco siamo riusciti addirittura ad arrivare al Quad HD. Beh, giustamente, il gioco più vecchio... E ci sta, abbiamo raggiunto il Quad HD, ovviamente basso, sì. Abbiamo fatto 25 fps, per cui... cioè... Onestissimo a console experience in Quad HD. Mentre i risultati in Full HD sono veramente interessanti, perché siamo riusciti ad arrivare comunque a 35 fps. Dici, cazzo, cioè, soglia di giocabilità ampiamente superata. In questo caso però le prestazioni che vi abbiamo detto erano a impostazioni alte, quindi non era proprio facilissimo da far girare, per questo che non siamo andati troppo oltre i 30 fps come standard. Ovviamente per fare tutti questi test abbiamo giocato, e non poco, con le opzioni grafiche, perché chiaramente bisogna un pochettino riadattare per una scheda così attempata tutte le opzioni grafiche, di cui abbiamo già parlato ampiamente, che trovate qui nelle schede in tutta la playlist di spiegazioni delle varie opzioni da attivare, disattivare, pesanti, meno pesanti, eccetera eccetera. Parlando di Borderlands 3, l'ultimo gioco che abbiamo provato, ovviamente fa schifo sulle schede nuove, figuratevi sulle schede vecchie, per cui... Di base però di Borderlands 3 non abbiamo fatto tantissimi test, perché abbiamo già evidenziato il fatto che in Full HD, ovviamente, sempre rimanendo ancorati al Full HD e non scendendo in nessun test, siamo andati sotto il Full HD, a più di basso, come impostazioni generali, per darvi un riferimento appunto come opzioni grafiche, non si può andare senza incappare in problemi abbastanza evidenti. Ma veramente, ragazzi, cioè, non gira proprio bene. Poi il gioco, per la tipologia di gioco che è, non si presta a giocare a bassi FPS. L'unica cosa è che graficamente non fa così schifo, perché quando lo mettiamo ultra basso, essendo cartonato, l'effetto di texture a bassa risoluzione un po' si allevia. Sì, esatto, lo noti meno. Diciamo che rispetto a un gioco fotorealistico pesa di meno il giocare in basso, diciamo così, però non è proprio il caso. Altri esempi che abbiamo voluto prendere in analisi per avere anche una copertura quanto più capillare del genere di gioco, abbiamo provato anche con Formula 1 2019, che è comunque abbastanza
bello graficamente e anche, oserei dire, abbastanza importante da far girare. In questo frangente si tratta sì di un gioco molto CPU based, quindi essendo stato provato su una configurazione nuova, comunque con un i7 di ultima generazione, ovviamente i risultati non sono bassissimi, però abbiamo impostato in questo caso la risoluzione sempre Full HD e i dettagli da medio ad altissimo, giusto per provare, ma in realtà altissimo lo escluderemmo ovviamente a priori. Come detto, sotto i 20 fps, ma anche giù di 20 fps, stiamo parlando più di fotografie che di videogioco, per cui ovviamente è la soglia di ingiocabilità. Quindi escludiamo alto e altissimo, che vanno sotto i 10 fps. Mentre per il medio stiamo comunque ben al di sopra dei 30 fps, quindi non è ovviamente un'esperienza fluidissima, però diciamo che ci si può giocare ci in questo caso. Ci si può giocare, esatto. Andando a basso, ovviamente andate a superare i 40, quindi diventa anche apprezzabile. Nel caso di Formula 1 però i dettagli scendendo al basso, essendo fotorealistico, li vedete parecchio che state giocando a basso, cioè comincia a diventare pixeloso, non proprio gradevole. Non come Borderlands invece, che appunto questo effetto lo evita. Passando a Monster Hunter World, ovviamente su PC non c'è ancora Iceborne, per cui parliamo di quello normale con la patch grafica uscita ad aprile 2019. Il gioco è comunque giocabile sui 30 fps a basso, ovvio che anche in questo caso necessita un frame rate sui 60 fps almeno, un gioco di questo tipo, e si nota, visto che è un gioco veramente anche questo molto, che richiede molta dinamicità, si vede, cioè giocarci ogni tanto dei lag, dei rallentamenti, anche perché non è perfettamente ottimizzato, in quanto è l'ultimo gioco Capcom. Non è perfettamente ottimizzato, è veramente un eufemismo. Però diciamo che poi corre già in Capcom, si è fatta perdonare. Quello è l'ultimo gioco e ce lo teniamo. E ovviamente anche in questo caso rivale il discorso del pixeloso, perché le prestazioni migliori le ottenete impostando le opzioni a basso, il che significa che qualitativamente, cioè, ti sembra di vedere una macchia di colori che cammina con il gatto, che per carità il nome si legge benissimo, però rimane una macchia di colori. Metro è praticamente intoccabile. Metro, sì. Allora, contate che il benchmark di Metro è piuttosto del gioco, quindi se fate girare il benchmark di Metro, in gioco qualche FPS più lo fate. Questo fa 25 FPS nella più bassa configurazione possibile su Metro. Lasciatelo perdere. Veramente, lasciatelo perdere. Prendete Metro e lo cestinate se avete una scheda del genere. Non si può giocare Metro. Al contrario, invece, siamo rimasti estremamente sorpresi di Gears. Strano ma vero, quando un lavoro è fatto bene e nonostante l'avanzare degli asset che portano appunto a una grafica migliore, a un comparto grafico veramente migliore, questo non vuol dire che non si può avere ottimizzazione e far andare bene le schede. Perché con questa scheda Gears va benissimo lo stesso in Full HD. Fate conto voi che sempre rimanendo in Full HD e Gears permette di andare anche più sotto senza sgranare troppo la risoluzione, a basso state al di sopra dei 60 fps tranquillamente e a medio comunque al di sopra dei 40, quindi è vero che è uno shooter, quindi è molto frenetico, anche se in realtà è molto frenetico. Sì, però è un cover shooter, per cui sì, è frenetico e va giocato comunque un certo frame rate, però con il comparto tecnico che ha, raggiungere queste performance, ricordo che ha 2 giga di RAM, le texture applicate sono veramente poche. Alcuni giochi mentre cambiavi le opzioni ti mandavano a cagare. Oh, 2 giga c'hai! Quindi diciamo che ci ha sorpreso parecchio Gears. Non abbiamo fatto test con tutti quei giochi che vengono considerati, diciamo, un po' esports, quindi un Fortnite del caso, un Apex del caso, però sappiamo bene che se un Gears del caso funziona in questo modo, con Fortnite ancora oggi con una scheda del genere potete giocarci. Probabilmente non supererete i 100 fps come i più competitivi, diciamo, però se già avete una scheda del genere non fate parte della fascia ultra competitiva. Esatto, per cui è giocabile sia Apex che, anche se un po' meno, che Fortnite con questa scheda. Il punto, ragazzi, in conclusione è che nonostante gli asset comunque stiano migliorando evidentemente, aspettiamo il 5 novembre Red Dead Redemption 2, che veramente spero porti un altro traguardo in questo 2019 fantastico, qualcosa si riesce a fare anche con schede di 8 anni fa. E questa è la prima parte di un video che seguirà a una seconda, dove confronteremo quella che è la console al PC
o meglio la durata media di una console rispetto a un PC. Prenderemo la console base con un PC fatto 6 anni fa o 5 anni fa e confronteremo qual è chi ha performance migliori. Quindi, come sempre, voi fateci sapere se vi è piaciuto questo piccolo esperimento e se vi ricordate questa scheda. E se qualcuno di voi gioca con queste schede o qualcosa di questo tipo, veramente, fateci sapere se avete cose di questo tipo e che performance fate, veramente, le funny build o funny configurazioni per vedere cosa riuscite a fare con queste retro bestie. Quindi, lasciate un like se vi è piaciuto il video, seguiteci su Telegram e Instagram e fine. Alla prossima, ragazzi!